oggi sono qua per prepararmi assieme a voi e parlarvi un po' delle ultime cose che ho visto fra film, telefilm, documentari. Di nuovo, non fate caso al retro, sto per traslocare, quindi è tutto un po' incasinato. Oggi ho intenzione di fare un trucco sui toni neutri, ma con un tocco di viola, perché a me piace molto e penso che i colori freddi mi stiano meglio. In particolare mi piacerebbe utilizzare questo colore abbastanza neutro, o al massimo utilizzo quello che mi piace della Norvina. Comunque un colore di base così neutro per sfumare. Utilizzare poi questo viola per l'interno e esterno, dare un punto luce con questo bianco con perle rosa, è un duochrome, oppure passare direttamente a questo anche se ha dei riflessi un po' più caldi. Allora, in quest'ultimo periodo, come vi dicevo, sto per traslocare, quindi non ho in realtà tantissimo tempo da dedicare a film, serie TV, quindi sto guardando cose abbastanza, dal mio punto di vista, leggere. Dico dal mio punto di vista perché in realtà sono quasi tutte serie crime. In particolare ho iniziato e anche terminato, devo dire, di vedere Mindhunter, una serie su Netflix dedicata al primo, se non sbaglio, agente dell'FBI che è diventato profiler. Il primo, diciamo, che ha visto del potenziale nei criminali, che è andato a intervistarli, a cercare di capire meglio che cosa li spingesse ad agire in un certo modo, per poi creare, diciamo, un profilo e tentare di riuscire a identificare con anticipo il tipo di persona che ha commesso un determinato crimine. Non so se avete mai guardato Criminal Minds, i protagonisti sono comunque dei profiler. Quello che fanno è essenzialmente analizzare i crimini, soprattutto dei serial killer. Quindi vedono, che so, le vittime, analizzano la loro età, l'aspetto, da dove provengono, che lavoro facevano, il modo in cui sono state uccise. E in base a questi dati cercano di stabilire un profilo di una possibile persona che può aver commesso appunto questo crimine. O questi crimini, insomma, nel caso dei serial killer. L'idea di base della serie è molto interessante secondo me, si ispira comunque a fatti realmente accaduti, in particolare l'analisi che viene fatta, le interviste, insomma, con i criminali, facendo qualche piccola ricerca online, mi sembrano fedeli. Però è una serie molto americana dal mio punto di vista, quindi si focalizza molto sul dramma dei personaggi. Ci sono cose che io dico tipicamente americane per fare, diciamo, impietosire chi guarda, per farlo legare ai personaggi della serie, quindi si parla anche magari delle relazioni dei protagonisti, cose che a me sinceramente non interessano e che ho trovato in certi casi troppo teatrali, diciamo. Quante volte dico diciamo? Mi rendo conto che c'è una pessima illuminazione, oggi è una tipica giornata autunnale, non riesco a regolare bene la luce, adesso sembro un fantasma. E adesso così sembra tutto buio. Vabbè, portate pazienza, comunque sto semplicemente sfumando il marroncino che vi ho fatto vedere prima. Per adesso ci sono due stagioni e devo dire che nel complesso appunto non mi dispiace per il lato criminale della serie, non per i suoi protagonisti. Secondo me verso la fine la seconda stava diventando molto interessante, peccato che si sia conclusa e non so quando uscirà un seguito, cioè io spero che esca il seguito perché rimangono un po' di cose in sospeso che vorrei assolutamente approfondire. Poi un'altra serie abbastanza simile che ho visto è una bomber, che in questo caso si parla comunque di eventi realmente accaduti. In pratica in America qualcuno ha iniziato a spedire pacchi bomba a gente più o meno a caso. E quindi il protagonista, se non sbaglio, è sempre un profiler, comunque fa parte sempre dell'FBI, ha il compito di cercare di capire chi possa essere appunto una bomber. Non ci sono minimamente indizi perché comunque sono pacchi mandati in maniera, diciamo, anonima, spediti da diversi posti,
le persone colpite non sembrano avere delle caratteristiche in comune. L'unica cosa che diciamo caratterizza questo criminale è che ama far parlare di sé, quindi ogni tanto contatta la stampa. È molto interessante, anche in questo caso si cerca un po' di far leva sul personaggio, cioè io lo capisco che alla gente possa piacere questa cosa qua. Io quando guardo serie di questo tipo non cerco cioè non cerco di approfondire i protagonisti, che detta così può sembrare una cosa insensibile, però sono diciamo interessata più al lato pratico, alle cose che sono effettivamente successe che riguardano il crimine, possiamo definirlo così. Però devo dire che è ben fatta come serie, soprattutto verso la fine è molto molto interessante, perché comunque cerca di dare un doppio punto di vista, non soltanto dalla parte comunque delle persone coinvolte, le famiglie delle vittime, appunto gli agenti che lavorano al caso, ma si cerca di approfondire un tantino anche la figura, insomma, di una bomber. Diciamo che questo colore, Flowery, mi sembra, sì, di Nabla, il color glicina che sto utilizzando, è molto molto bello, ma non è molto pigmentato. Infatti lo sto passando più volte per dare l'intensità che sto cercando. Ora che ci penso, potrei aggiungere un po' di Soul della Norvina, forse leggermente più scuro. Si assomiglia molto, però è diverso sulla palpebra. È un po' più forse grigio. È più intenso comunque, come colore, decisamente più intenso. Forse da così si vede un tantino meglio. È comunque un colore pastello, quindi sicuramente rende molto di più dal vivo rispetto alla videocamera. A questo punto vado a prendere con le dita, perché secondo me rendono di più, Garden Gate. È diciamo una versione soft del mio ombretto preferito di sempre, ovvero Alchemy. E lo metto giusto nel mezzo, dove più o meno ho lasciato uno spazio tra le parti, diciamo, viola. Poi potrei renderlo più intenso o con Philosophy. Ma sì, proviamo Philosophy. Bellissimo Philosophy. Bellissimo. Forse sono andata un po' troppo sopra, però mi piace tanto. Forse potrei dare un po' più di profondità qua, usando un colore più scuro, magari Caravaggio, sempre Soul Blooming, è un marrone scuro. Comunque, queste due serie, se vi piace il true crime, o comunque le serie crime, che so, CSI oppure Criminal Minds, secondo me potrebbero piacervi queste due serie. Secondo me sono anche abbastanza ben fatte. Forse ho esagerato a scurire un po'. Non so, però mi piace. Per quanto riguarda la base, sono tornata ad utilizzare il mio fondotinta di Nabla. Io ho la colorazione L40, lo stendo con il pennello perché non sono andata a bagnare la spugnetta e non ho voglia di alzarmi, sono pigrissima. Sono già sbiancata dalla finta abbronzatura estiva, quindi riutilizzo questo. Come correttore uso sempre quello di Nabla, sembra un video fatto tutto di Nabla, ma in realtà potrei usare, se no, questo di Dior, che tanto ne ho pochissimo. Va bene, magari uso questo. È l'undercover, a me piace veramente tanto, ma appunto lo sto finendo e secondo me verso la fine sta diventando un po' più pastoso, se no è veramente meraviglioso. Poi utilizzerò una terra di Mulac, Morfeo, e il blush di Nabla, Kendra. Dico tutto subito così spero di non dovermi fermare più volte. Quindi queste per me sono serie TV leggere. Leggere nel senso che le guardo quando ho tempo, magari mentre sto preparando da mangiare, oppure mentre sto effettivamente mangiando, prima di andare a letto. Il mondo del crimine in generale è un mondo che mi affascina molto, penso di averlo già detto in qualche video. Comunque io sono molto appassionata di questo mondo qua. Quando ero più giovane volevo diventare
criminologa, ho passato un momento in cui volevo veramente lavorare tipo in CSI e tant'è che ero rimasta così, diciamo, presa dal lavoro di laboratorio che poi quando sono andata all'università ho voluto fare una tesi proprio in laboratorio in cui ho fatto quasi le stesse cose che fanno appunto in CSI, quindi estrazione del DNA e cose simili. E purtroppo però da lì, un'esperienza comunque bellissima che mi è piaciuta veramente tanto, da lì però ho capito che non è quello che voglio fare nella vita. È stato un po' deludente forse capirlo perché ho passato anni a desiderare questa cosa e poi una volta lì mi sono resa conto che non sarei riuscita a portarlo avanti per tutta la mia vita. Sembro veramente, veramente cadaverica in videocamera, non so per quale motivo, ma rimediamo subito, o fra pochino comunque. Una serie invece che forse può essere definita leggera anche per altre persone è Terrace House, che non è proprio una serie, è un reality giapponese che a me piace tantissimo, ve ne ho parlato già anche l'inverno scorso se non sbaglio. Comunque è un reality stupendo, cioè non ha niente, niente a che vedere con i reality italiani, ma proprio niente. Se vi piacciono tipo i manga, cioè rimarrete sbalorditi da quanto alcune cose, per quanto assurde possano sembrare, siano in realtà vere. Nel senso che in questo reality ci sono 6 persone. 3 ragazzi e 3 ragazze che vanno a convivere, sono ovviamente dei perfetti sconosciuti, quindi il difficile sta anche in quello, no? Nel vivere con delle persone che non conosci. Diciamo che una volta lo scopo principale del programma era vedere se era possibile accoppiare delle persone, quindi partecipare a questo programma per trovare l'amore della propria vita. Poi negli anni penso che le cose siano cambiate, perché comunque gli obiettivi delle persone che partecipano sono diversi, magari alcuni non hanno mai avuto un'esperienza del genere, quindi non sono mai andati a convivere con nessuno, magari si vogliono mettere in gioco, conoscere più persone. Ci sono tante persone, diciamo, di spettacolo, attori, musicisti, modelli, perché in realtà ci sono anche tanti modelli uomini che partecipano magari, io penso per visibilità, visto che Terrace House ormai è diventato molto famoso non soltanto in Giappone ma proprio all'estero, e che partecipano appunto perché magari sono in cerca di stimoli, no, creativi. E quindi è molto interessante. Poi a me fa impazzire quando escono, vanno nei locali, provano da mangiare, soprattutto quando mangiano, cucinano, cioè io starei a guardare per ore quelle scene perché veramente mi appassiona molto il cibo giapponese, la cultura ed è molto bello vedere dal, diciamo, vivo come si comportano i giapponesi, non soltanto leggere nei romanzi, nei manga, di quello che fanno, dicono, eccetera, eccetera. E la prima cosa che mi ha sorpresa tantissimo è vedere come alcuni luoghi comuni, tipo dei fumetti, non siano solo luoghi comuni, nel senso tipo tutta la parte della dichiarazione, no? Che questa cosa super speciale, super formale che fanno quando magari capiscono che sono attratti da qualcuno, c'è cioè questa cosa della dichiarazione, proprio si devono dichiarare, non semplicemente dire guarda, ho un interesse per te, usciamo assieme. No, c'è proprio una ricerca del come dichiararsi, del dire le cose fatte in un certo modo. Oppure il fatto che non si tengono per mano quando escono, sono molto timidi anche a baciarsi magari in pubblico. Cioè sono cose che si vedono nei fumetti e dici, oh, è un amore molto, come posso dire, platonico. Che poi non è vero perché nel privato poi, vabbè, si divertono. Però la prima cosa che mi ha colpita molto è stata proprio questa. L'aspetto anche della dichiarazione, dell'appuntamento, di fare tutte le cose in maniera, diciamo, formale, molto molto bello quindi. E sì, è una serie, diciamo, leggera perché alla fine dove ho messo il blush? Perché alla fine vediamo queste persone uscire, vanno a divertirsi, escono
come amici oppure fanno dei veri e propri appuntamenti. L'illuminante che metto è sempre lui, quello di Becca. Magari sarò ripetitiva, ma magari ho poche cose che utilizzo sempre. Se siete però curiosi, ho fatto un video in cui mostro tutta la postazione make-up, tutti i trucchi che ho. Questo momento illuminante, forse ho capito come devo puntare la luce per farvelo vedere, forse. O forse no, non lo sapremo mai, perché io non vedo una cippa. Che bello essere miopi. Direi che può bastare. Per le sopracciglia non ho voglia di riempire quei piccoli buchi che ho perché non mi interessa più di tanto. Ah, mascara prima. Sto utilizzando un nuovo mascara. Finalmente ho finito quello di Nabla che non mi piace per niente, il Measure Pleasure. Finalmente l'ho terminato. Ho comprato questo perché avevo visto la pubblicità qualche settimana fa e mi sono detta no, che bello, ho proprio bisogno di un nuovo mascara, proviamolo. Si tratta del Bambi Eye Eyelashes, ho visto che poi alcuni influencer lo stanno anche sponsorizzando ultimamente, io l'ho conosciuto tramite la pubblicità in TV e vi dico, appena ho visto la pubblicità mi sono fiondata in negozio e non ce l'avevano da nessuna parte, non ce l'avevano nei negozi fisici, ne ho girati 4 o 5, non c'era online, proprio zero, quindi mi è presa un po' di rabbia perché ho detto cavolo, cioè pompate così tanto la pubblicità e poi non si trova questo prodotto. Finalmente l'ho trovato e mi piace innanzitutto perché ha l'applicatore in silicone, anche se è un po' cicciotto e grosso, non mi fanno impazzire scovolini di questo genere, li preferisco magari con una punta un po' più fine o magari incurvati, questo è proprio tutto cicciotto, però mi piace il fatto che sia in silicone perché prende tutte le mie ciglia e riesco a definirle molto meglio. Questo è con una passata in quest'occhio. Adesso lo faccio anche nell'altro. Allora, questo è il mascara con una passata sola. Su di me ha un effetto super super naturale. Della serie che se avessi le ciglia lunghe e curve non sembra nemmeno che io abbia messo il mascara. Per questo mi piace fare due passate perché almeno dà anche un po' più di volume a parer mio. Non ho messo ovviamente il primer per le ciglia che di solito vado a mettere. Secondo me già si vede la differenza. Quindi ho fatto due passate e ha sicuramente più volume in questo modo. Comunque prima dicevo che non sto a riempire le sopracciglia, ma le setto semplicemente con questo gel di Benefit, il Brow Setter. Gli do giusto una pettinata veloce per tenerle ferme in posa, diciamo, per dare una forma. Sulle labbra vado invece a mettere Celebrity Skin di Jeffree Star, che è uno dei miei rossetti liquidi preferiti di sempre, sia per il colore che per essere molto molto confortevole sulle mie labbra, non le secca, non lo sento nemmeno sulle labbra durante il giorno, quindi è una cosa per me molto molto valida, dura tantissimo. Quando va via in maniera graduale, quindi in maniera molto molto naturale, e profuma di menta. Buonissimo. Il rossetto si deve ancora asciugare un po', però questo nel complesso è il look, il trucco finito che ho fatto oggi. Mi piace abbastanza, soprattutto sugli occhi mi piace questo sguardo un po' più felino, mi piace aver messo un tocco di viola con il marrone, soprattutto abbinato poi anche al rossetto molto molto nude. Spero di avervi tenuto un po' compagnia con questo video, mi raccomando fatemi sapere qua sotto nei commenti se avete visto le serie che ho citato, soprattutto se vi piace il true crime, se avete qualcosa da consigliarmi, anche se bene o male penso di aver visto quasi tutto, ma consigliatemi se avete qualche serie magari un po' più di nicchia, un po' più particolare, fatemi sapere se state guardando Terrace House perché è uscita appunto recentemente, diciamo, la nuova stagione, io me la sono divorata in pochi giorni, povera me, però mi sta piacendo tantissimo, soprattutto Kaori è la mia preferita, fatemi sapere quindi se guardate anche voi Terrace House qual è il vostro preferito per adesso. E nulla, spero di nuovo che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima, ciao!